Noi siamo in compagnia di Gianluca Lobefalo, buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Allora, vorrei appunto partire con un commento: cosa ha causato questo cambio di rotta, soprattutto per quanto riguarda Wall Street, perché i futures decisamente indicavano un'apertura ben sotto la parità. Cos'è che ha causato questo ottimismo dopo i sell-off peggiori degli ultimi 3 mesi? Sì, vabbè, allora i mercati in realtà adesso sono caratterizzati da una volatilità decisamente inusuale sotto qualunque punto di vista. Non dimentichiamo che in termini di volatilità apprezzata nel mercato siamo a dei livelli più del doppio di dove eravamo quando gli indici erano più o meno dove sono adesso. Quindi parliamo del mondo come era prima, cioè prima intorno al 2019, indici che potrebbero essere più o meno confrontabili, a parte il Nasdaq, a quello che adesso abbiamo, che il livello di volatilità dei mercati, più o meno rappresentato dal VIX, perché è quello più liquido, si riferisce allo Standard & Poor's, è più del doppio di quello che era alla fine del 2019. Quindi stiamo parlando prima di tutto di un mercato che ha una struttura molto diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati soltanto pochi mesi fa. Detto questo, i dati macro purtroppo ormai hanno un'interpretazione bivalente, cioè il solito discorso che ci sono dei dati abbastanza in linea con le aspettative, il GDP invece di 4,2-4%, alcuni dati un po' meglio delle aspettative su price consumption, altri su expenditure leggermente più bassi, però all in all potremmo dire che sono abbastanza in linea con le aspettative. Il punto è sempre: i mercati reagiscono a come pensano le banche centrali interpreteranno questi dati e quindi quando saranno le aspettative sui prossimi passi. Ormai sono diventate queste le variabili più importanti, ormai purtroppo da qualche anno, piuttosto che il vero dato in sé. Quindi io credo che il cambiamento dei futures sia anche un po' dovuto a questo, più che al semplice dato macro. Ecco, invece volevamo anche capire quale potrebbe essere l'andamento del dollaro. Abbiamo sentito ieri la Fed e ciò che abbiamo potuto dedurre dalla conferenza stampa, a parte l'approccio wait and see intrapreso appunto ovviamente dal Federal Reserve, perché hanno bisogno ovviamente di più dati, che sia una cosa abbastanza naturale. Abbiamo però anche compreso che ci sarà una maggiore collaborazione tra il Tesoro e la Banca Centrale Americana. Quali sono le prospettive per quanto concerne il dollaro, a tuo avviso, appunto in vista di questa maggiore collaborazione? Secondo te piace questo livello del dollaro sia al Tesoro che alla Fed, o magari potrebbero avere anche un target un po' più alto, per quanto sia chiaro a tutti che non è il loro lavoro a regolare il dollaro? Allora, non è il loro lavoro, è probabilmente una delle prime preoccupazioni che nessuna banca centrale può ammettere essere al centro delle loro riflessioni, però è fondamentale. E le valute sono una delle cose più difficili da prevedere per gli analisti perché hanno più influenza di qualunque altra variabile, parliamo da valori macro a valori micro, e soprattutto, prima di tutto, e poi sono estremamente difficili da controllare anche per la più potente delle banche centrali, in questo caso la Federal Reserve. Io credo che il dollaro è molto interessante, al momento è associato quasi al contrario a un risk off, cioè quando abbiamo situazioni di mercato in difficoltà il dollaro recupera. Però non dimentichiamo che di base c'è che i tassi americani, per quanto bassissimi, sono comparati con le altre grandi macro aree, a parte la Cina, sono i tassi più alti. Quindi comunque in termini solo di carry trade o in termini soltanto di utilizzare il dollaro come valuta come si dice, tecnicamente si riferisce cross currency, cioè differenza tra due valute e rendimento relativo, comunque questo avvantaggerà sempre il dollaro di base. Quindi una debolezza del dollaro ci può essere, non dimentichiamo che però c'è un core, una grossa base di forza derivante dal fatto che per quanto bassi i tassi americani sono di gran lunga superiori ai relativi, per esempio, europei. Quindi questo non dobbiamo mai dimenticare le valutazioni col dollaro. Fa comodo a un paese avere una valuta debole, e non darei per scontato che il mercato, il Treasury americano, sia sinceramente indirizzato verso una politica di dollaro debole. Non è mai stata una politica tenuta per molto tempo dalle amministrazioni americane, sia democratiche che repubblicane. Ho i miei dubbi su questo.
Ecco, invece abbiamo visto che sinora la Fed ha investito più o meno il 42% del PIL, per quanto concerne, gli acquisti di titoli di Stato, ammontano più o meno del 42% del PIL. Invece però stiamo anche notando un rialzo, dei rendimenti per quanto concerne i Treasuries oggi anche, in particolar modo un rialzo abbastanza moderato, però siamo sopra l'1% ad 1,04 per quanto concerne il decennale e il trentennale ad 1,0 ad 1,8. Quindi volevo appunto sapere qual è secondo te il livello dei rendimenti dei treasuries che potrebbe cambiare in qualche modo le scelte degli investitori, e cioè spostarsi verso il mercato obbligazionario e lasciare da parte il mercato azionario, che tanti ovviamente commentano che sia un bubble che sta per scoppiare. Il problema è dove non c'è una bubble in questo momento, no? Quindi più che parlare del fatto se il mercato obbligazionario è in bubble, è capire dove è probabilmente la minore bubble, o meglio il minor comportamento di bubble, no? Lasciamo perdere quello che sta succedendo sugli short sell negli ultimi giorni, perché lì andiamo oltre la bubble, lì è quasi roulette, non è più un mercato finanziario, però è un discorso a parte. Il discorso della vendita e degli acquisti da parte dei treasury americani è vero, la Fed sta comprando il 42%, il problema è che bisogna capire chi vende, perché sì, d'accordo, possiamo a un certo punto arrivare al mercato dei JGB giapponesi, che vorrei ricordare è sempre stato il mercato più liquido dopo i treasury americani, adesso è diventato un mercato praticamente inesistente, cioè un mercato che alcuni giorni quasi non trada. Che vuol dire? Vuol dire che ormai abbiamo due palazzi, il palazzo del Ministero del Tesoro giapponese che mette i titoli e il palazzo di fronte, la banca centrale che li compra. Questo non è un mercato. Negli Stati Uniti a questo non arriveremo mai, anche perché ci sono grosse posizioni su treasury americani di governi stranieri, non ultimo cinese e giapponese. Il problema è capire quale sarà l'orientamento, quali sono i livelli soglia che potrebbero triggerare questa vendita di cui stai parlando, perché riterrebbero non essere più ragionevole e quindi mettere su questa posizione che già si era vista alla fine dell'anno scorso di short sul treasury americano a 10 anni. È molto difficile dirlo, sicuramente ci stiamo avvicinando a dei livelli più interessanti. Non dimentichiamo che pochi anni fa parlavamo quel livello essere il 3% e adesso siamo all'1,04. Bisogna anche fare un po' di valutazioni relative. Assolutamente sì, sono d'accordo, però poi dall'altro canto spostiamoci all'equity. Si può parlare di una bolla o no? Probabilmente se ne può parlare, non bisogna secondo me fare un discorso generale. I comportamenti che si stanno vedendo negli ultimi periodi ricordano quelli dei più ultimi mesi del 99, inizio 2000 o del 2008. Adesso ci sono le piattaforme, all'epoca si vedevano le scene di persone che nel 2000 andavano al massimo debito di carta di credito pur di investire nel Nasdaq o cercare di incrementare le linee di credito per acquisire immobili nel 2008, e abbiamo visto anche film al riguardo. Detto questo, le bolle è molto difficile da prevederne chiaramente il timing. Quindi sì, siamo a delle condizioni di bolla, assolutamente sì. Qual è il timing? Quanto può durare? Impossibile. Io vi dico soltanto una cosa per riflettere: dal 2009 al 2019, quindi parliamo prima degli effetti della pandemia, negli ultimi quindi 10 anni, l'85% del nuovo ammontare di denaro liquido arrivato sul mercato azionario, l'85% è stato rappresentato da acquisti di azioni proprie. Cioè vuol dire che solo il 15% erano nuovo denaro, nuova liquidità che arrivava sul mercato. Quindi probabilmente per capire quali possono essere gli effetti di un eventuale scoppio di bolla, più che andare a guardare le dinamiche di mercato retail, dovremmo capire qual è l'analisi sui buyback delle corporate, che sono quello che hanno sostenuto principalmente i mercati negli ultimi anni. E non dimentichiamo che di questo 85%, il 70% è stato finanziato da debito. Quindi fa riflettere molto sulla struttura e sulla forza del corporate di queste società. Però avremmo detto la stessa cosa forse anche 5 anni fa, che eravamo in bolla e ci saremmo persi 5 anni di grosso mercato in rialzo. Ecco, sicuramente il discorso dei buyback, ma non solo, anche la distribuzione dei dividendi è molto importante, che negli Stati Uniti tra l'altro è ripartito, in Europa non ancora, soprattutto per quanto concerne le banche, perché ovviamente è stato imposto un tetto della BCE, perché ovviamente bisogna mantenere la liquidità disponibile. Intanto volevo capire, c'è questa possibilità, ovviamente Europa sta vivendo un momento molto
molto difficile, e cioè anche legato alla campagna vaccinale che non sta andando molto bene, soprattutto dopo l'ultimo conflitto a cui abbiamo assistito tra la Commissione Europea e AstraZeneca. AstraZeneca dice: noi non abbiamo alcuna responsabilità, invece l'Unione Europea dice che AstraZeneca vorrebbe dare la precedenza alla Gran Bretagna per quanto concerne la distribuzione dei vaccini. Questo ha causato tantissima incertezza sul mercato, soprattutto negli ultimi due giorni. Volevo capire se c'è questa opportunità di diminuire questo spread e questa differenza, soprattutto questo gap tra la performance dei mercati europei e quello americano, quelli americani, giustamente nel corso del 2021. Facciamo un confronto tra il 2020 e il 2000 dei mercati americani e mercati europei. Dobbiamo fare attenzione a cosa intendiamo per listini, perché io vorrei sottolineare che la differenza che c'è stata, per esempio, tra lo Standard & Poor's e l'Eurostock è molto più grande se si considera in valore assoluto, ma se andiamo a eliminare la componente delle famose 5 FANG o 6 FANG società tecnologiche che hanno guidato poi anche il Nasdaq, anche quelle stesse 5 sono stati il più grosso driver del mercato in salita del Nasdaq. Se e eliminiamo la performance di quelle 5 società e quindi guardiamo uno Standard & Poor's, chiamiamolo 4,95 non 500, la performance sì è stata superiore in America rispetto all'Europa, ma la differenza è molto più ragionevole. Quindi bisogna anche valutare che c'è stata una concentrazione su un settore, per carità, drammaticamente importante per il futuro, ma che ha guidato e ha giustificato la stragrande maggioranza della performance degli stili americani, che invece in Europa non hanno questo peso su questa componente tecnologica, quindi è principalmente quello il driver. Quindi però a qualità di titoli, e insomma, l'Europa non è così da sottovalutare, è quello che stai cercando di dirci. Assolutamente, assolutamente, non è da sottovalutare, i fondamentali non c'è questa differenza. L'economia americana ha una grande forza rispetto all'economia europea, non lo scopriamo adesso, una maggiore flessibilità, quindi una capacità di ridurre l'esposizione, la dimensione, per poi ripartire in maniera più snella. L'Europa ha sempre avuto più difficoltà in questo, e questa è una caratteristica del mondo americano, anche anglosassone, ma principalmente americano. Detto questo, l'analisi semplicemente dei listini così in valore assoluto può essere fuorviante rispetto al 2020. Ecco, volevo toccare un altro argomento, ovviamente senza andare nel particolare, riferendosi alle banche italiane, però oggi c'è stato un allarme molto importante: la crisi Covid rischia di fare esplodere la mina dei crediti deteriorati nei bilanci, e l'allarme lanciato dal capo della vigilanza della BCE, Andrea Enria, ovviamente presentando i risultati dello SREP, l'analisi sul patrimonio e la gestione dei rischi condotta sugli istituti di crediti. Ciò che disturba tanti CEO delle diverse banche, appunto questo tetto, soprattutto per quanto riguarda dei dividendi. Poi diciamoci che il buyback non esiste quasi qua in Europa, quindi è proprio una cosa completamente diversa. Però tanti CEO, in primis Messina, il CEO di Intesa San Paolo, ma anche se vogliamo il CEO di Deutsche Bank, si sono lamentati appunto di questo fatto che non possono distribuire i dividendi perché non glielo permette la BCE o ci sono dei tetti molto precisi. Dal punto di vista di investitore, questo rende il comparto bancario europeo meno attraente rispetto a quello americano, soprattutto dopo i risultati stellari che abbiamo visto delle banche americane proprio una settimana fa? Sì, i risultati stellari delle banche americane sono principalmente dovuti ai risultati sul mercato finanziario, quindi parliamo soprattutto di attività di investment banking, comunque di trading, intermediazione, che comunque storicamente è più forte delle banche americane che delle banche europee. Questo purtroppo ha niente a che vedere con la politica di dividendi. Detto questo, Enria è un ottimo manager e secondo me siamo fortunati ad avere una persona di quel livello che ha controllare vigilanza delle banche europee. Sicuramente capisco la frustrazione di Messina nel non poter passare un dividendo agli azionisti. Capisco meno quello di Deutsche Bank, detto sinceramente, per le debolezze strutturali del bilancio di Deutsche Bank. E sarebbe quasi un paradosso che volessero anche pagare un dividendo, francamente. Detto questo, il sistema bancario europeo è sicuramente più conservativo, non potremo vedere i risultati brillanti caratterizzati appunto da comportamento e da attività sul mercato finanziario che vediamo invece nel comparto americano. Questo non vuol dire che però nel medio-lungo periodo le banche europee non usciranno più forti rispetto a quelle americane, soprattutto nell'attività di creditizio standard.
Ecco, andiamo subito su Wall Street. Ultimissima domanda, ovviamente, negli ultimi giorni c'è stato questo discorso tra investitori retail versus hedge funds. E quindi volevo appunto sapere anche da parte tua se può starci questa, tra virgolette, battaglia, se vogliamo chiamarla così. Mi riferisco ovviamente alla performance di GameStop, BlackBerry, insomma questi titoli estremamente speculativi, soprattutto sapendo cosa c'è dietro la loro performance negli ultimi giorni. Sì, premesso che siamo tutti d'accordo che non c'è molto di fondamentale in questa Senza performance, o dubbio. almeno, esatto, ed adesso c'è stata una coincidenza in cui alcuni di questi titoli effettivamente rappresentavano titoli con la maggiore posizione corte su degli hedge fund, quindi per cui si è creata questa potenziale, come dice in inglese, tug of war, questa guerra tra... Io non credo che realmente ci sia una guerra tra retail e hedge fund o investitori professionali. Si sono create delle condizioni, ci sono questi, c'è questa nuova realtà che sono social network e social network non in termini nuovi come social network, ma in termini di interazioni di social network direttamente sul mercato e queste comunicazioni velocissime, un ingresso di nuovi operatori. Purtroppo questi nuovi operatori che noi identifichiamo più o meno nel mondo retail coincidono con le fasi finali di mercati bullish. Questo non vuol dire che stiamo parlando del fatto che sono anticipatori di un cambiamento di mercato, però se vogliamo, non è un qualcosa che dovrebbe farci stare tranquilli, non è un buon segno che vediamo questi comportamenti, non perché uno debba chissà che avere che preparazione, però il mercato finanziario è un mercato di professionisti, richiede una preparazione, richiede di studi, anni di studio. Ora, per un breve periodo può capitare che avendo delle informazioni che si ricevono su un social network si riesca a fare determinate strategie, avere anche dei risultati, però così come io non darei mai ad un ragazzino la possibilità di costruire la casa dove io vado a dormire o di eseguire un'operazione chirurgica perché avrebbe bisogno di anni di preparazione, anche se sembra meno rilevante, la stessa cosa vale per i mercati finanziari. Quindi ben venga entusiasmi, interessi nel breve periodo, però attenzione, gli eccessi non sono mai fondamentalmente giustificati. Grazie mille a Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie.